Grazie Vicepresidente. Questo documento è un documento molto corposo, abbiamo visto già nel dettaglio molte voci, grazie all'intervento di Alice e di Andrea prima. Dobbiamo dire ancora alcune cose perché è necessario puntualizzare alcuni punti fermi, in quanto appunto il documento è molto importante per la nostra regione e per le nostre politiche finanziarie. È uno strumento, come dicevamo, di tutto il periodo triennale ed effettivamente oltre a una visione a breve termine deve avere anche una visione a medio-lungo termine. Triennale vuol dire quasi arrivare alla fine di questa legislatura. Abbiamo visto a livello nazionale comunque numeri da spavento dal punto di vista dei provvedimenti sul lavoro, mi riferisco sulla scuola, sul turismo, su quello che possono essere le politiche importanti per il nostro territorio. Ad esempio facciamo appunto l'ultimo dato sul Jobs Act, evidenzia un incremento di quasi il 30%, un 29% di licenziamenti dal punto di vista delle assunzioni e appunto dal punto di vista della stabilità lavorativa nel nostro paese in generale. La buona scuola è quello che sta portando ormai sotto gli occhi di tutti dal punto di vista del disagio alla classe insegnanti e ai cittadini in generale. Il tasso di disoccupazione è un dato indicativo a livello regionale, vogliamo dire che viene indicato intorno al 9-10%, ma appunto come veniva puntualizzato prima c'è un preoccupante dato che è aggiornato agli ultimi mesi, ci assesta un pochettino sopra il 10% e soprattutto la disoccupazione femminile che arriva appunto al 12,5 circa per cento, come diceva Alice prima, il peggior dato dal 2013, quindi siamo molto preoccupati per questo e dovremo avviare politiche concrete di tutela del lavoro, tutela di inserimento anche, oltre che di tutela di chi già lavora, anche di chi deve entrare nel mondo del lavoro, e parliamo della disoccupazione giovanile che a livelli nazionali, non solo locali, ha raggiunto percentuali da brivido, parliamo di 40-45% almeno di giovani sotto i 25 anni che sono alla ricerca di un'occupazione stabile. E quindi il tema del lavoro è un tema veramente importante sul quale dobbiamo concentrarci. Poi andando su un altro tema, quello del trasporto pubblico in generale, troviamo un dato nazionale che è dato dall'Associazione Nazionale dei Trasporti che ci indica una strada, quella del rinnovo parco mezzi, sulla quale appunto la regione ha le competenze. Ci indica che il parco mezzi dovrebbe essere rinnovato secondo cadenze fisse nei prossimi anni di un 8% grosso modo, per arrivare poi in lungo periodo degli 8 anni previsti appunto da questo documento dell'Astra a una età media del parco mezzi in linea a quella europea. Oggi purtroppo sappiamo che il parco mezzi nel trasporto pubblico locale ha l'età media tra le più alte, se non la più alta sicuramente d'Italia, ed è sul podio a livello europeo. Abbiamo un'età media dei 16 anni con punte che sorpassano i 20 e per farcene un'idea basta controllare i mezzi circolanti e le loro targhe di immatricolazione. Ci sono ancora quelle con la lettera A davanti che sono immatricolate molto tempo addietro. Comunque la strada dovrebbe essere quella appunto di finanziare un rinnovo parco mezzi degno di questo nome, degno di un trasporto pubblico come servizio sociale alla cittadinanza e soprattutto monitorare i finanziamenti, perché se noi finanziamo un tot di euro alle aziende del nostro territorio e poi non verifichiamo come questi soldi vengono spesi,
è chiaro che rischiamo di avere poi come controparte al servizio degli investimenti che non vanno nell'ottica del rinnovo parco mezzi che la cittadinanza chiede. Mi riferisco ad esempio agli ultimi bus che sono stati acquistati da MT e che erano in circolo in questa estate e che avevano 8-9 posti a sedere all'interno, non sono utilizzabili dagli alunni in periodo scolastico perché chiaramente sono molto piccoli come capienza, hanno degli effettivi problemi percorrenza all'interno delle vie urbane. Su alcune linee ci hanno segnalato che le porte invece di scorrere per aprirsi si allargavano verso il marciapiede, quindi l'autista era costretto a fermarsi a decine di centimetri dal marciapiede rialzato chiaramente, quindi per evitare il danno alle porte c'era il disagio anche per salire su questi mezzi. Questi sono solo due esempi e sono alcune unità di bus che sono costati parecchio. Poi c'è il problema appunto di altre aziende, non parliamo della TP, dell'RT, che hanno grossi problemi anche a livello di collaudi, gomme lisce, sono stati trovati mesi fa dalla Polizia Stradale mezzi circolanti con fanalini che non si accendevano, con piattaforme sulle quali i passeggeri ovviamente sono costretti a stare, che si sono accartocciate nel corso della corsa del mezzo, e quindi questo è successo a RT durante alcuni controlli nel mese di dicembre, gennaio dell'anno scorso e di quest'anno. Quindi direi che l'indicazione del documento ASTRA nazionale sia quella minima appunto da seguire, l'8% del rinnovo parco mezzi in 8 anni. In parte si promette di seguire questo rinnovo, siamo in alcuni termini nell'ottica del 7%, ma come siamo purtroppo abituati a vedere, i numeri spesso non corrispondono alla realtà, quindi dovremmo cercare prima di tutto di finanziare e poi monitorare come vengono spesi questi soldi. Per avere appunto una media bus in linea con l'Europa, in efficienza di servizio, un servizio sociale, pubblico, totale e che sia ovviamente al servizio della cittadinanza. Per quanto riguarda le esportazioni, appunto ribadisco la contrazione delle esportazioni verso altre aree territoriali in maniera preoccupante, si segnala questo, però voglio segnalare un aumento di un nostro prodotto tipico locale dei tempi recenti, un aumento di esportazione dei rifiuti verso altre 4 regioni che sono la Toscana, la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Quindi non vorremmo essere riconosciuti fuori regione per questo prodotto tipico locale, vorremmo una politica dei rifiuti che incominciasse a ridurli fino ad azzerarli secondo quelle che sono le indicazioni europee verso riciclo, riutilizzo, riuso e non verso l'incenerimento o i cancrovalorizzatori che sono presenti in altre regioni, mi riferisco, ripeto, a quelli piemontesi, dell'Emilia-Romagna, eccetera. Quindi se calano le esportazioni dei nostri veri prodotti, aumentano quelle dei rifiuti. Quindi cerchiamo di bilanciare e di vedere quali sono le priorità della nostra regione. Quindi riduciamo i rifiuti e aumentiamo la tipicità dei nostri veri prodotti locali, che ne abbiamo a dismisura, di valorizzazione delle nostre piccole e medie imprese locali che hanno tutto, ovviamente, tutte le regole per essere esportabili anche fuori regione oltre che all'estero. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, mi riallaccio a un discorso importante fatto poco fa da Alice, che diceva giustamente che nell'ultimo anno è un dato preoccupante, ci sono più di 300 piccole e medie imprese agricole nel 2015 che sono scomparse, più del doppio rispetto addirittura al 2014, si aggirerebbero a una cifra intorno alle 700. E c'è un altro dato che dovremmo sempre tenere in considerazione: nel periodo decennale dal 2000 al 2010
Le piccole e medie imprese agricole hanno avuto una flessione quasi del 50% sul nostro territorio ligure, si parla del 46-47%. È un dato veramente preoccupante rispetto a una regione come la nostra che, documento dell'ISPRA del 2 marzo 2016, ci dicono essere caratterizzata dal 100% dei comuni a rischio frana e dissesto. Quindi, se spariscono da un lato le piccole e medie imprese agricole, se c'è un abbandono dell'entroterra e abbiamo un 100% dei comuni liguri a rischio frane e dissesto, è chiaro che lì vanno investite le nostre risorse, sulle piccole e medie imprese agricole, sulla cura del territorio, sulla cura soprattutto di un entroterra così complicato come il nostro, quello ligure, e soprattutto caratterizzato appunto da un dissesto diffuso e totale. Il dissesto provoca abbandono, l'abbandono provoca dissesto, è un feedback, purtroppo si chiama tecnicamente positivo, anche se ha un'accezione negativa, perché questi due elementi si autoalimentano l'uno con l'altro. Nei sistemi di questo tipo deve subentrare una variabile, la variabile è l'istituzione che deve investire risorse per prevenire il dissesto e per potenziare la presenza delle piccole e medie imprese agricole nel nostro entroterra. E questo è quello che deve essere la variabile di interruzione di questo circolo vizioso. Ritornando al tema del dissesto, dobbiamo constatare che c'è una voglia di investire invece su altri tipi di opere. 10 miliardi ci costeranno la gronda e il terzo valico, purtroppo sono o grandi opere inutili o opere dalla grande inutilità e devastazione territoriale. 6,2 a oggi costa il terzo valico, 3,6 la gronda, sono opere di escavazione del nostro territorio più che di rivalutazione del nostro territorio. Ricordo che la gronda dovrebbe avere circa l'80-90% di gallerie nei nostri Appennini all'interno nei nostri monti all'interno di Genova, quindi 30-35 km su tutto il percorso all'interno dei monti, e questa terra da qualche parte dovremo metterla, e quindi evitiamo di scavare monti inutilmente e preveniamo il dissesto seriamente. 10 miliardi di euro, se li togliamo da queste due inutili e fatiscenti grandi opere speculative e li mettiamo verso la tutela del nostro territorio, credo che questo sia già un indirizzo rivolto all'interesse della cittadinanza, alla sicurezza, alla prevenzione, e non agli spottoni elettorali che di solito siamo abituati a sentirci dire per mettere in collegamento ideale, poi tutto da vedere perché i tempi oltre che i costi potrebbero allungarsi a dismisura, si stanno scavando dei monti, e quindi cerchiamo di essere concreti, investiamo con piccole e grandi opere utili sul nostro territorio per prevenire il dissesto e fare in modo che l'ISPRA l'anno prossimo pubblichi un documento che dica che il 100% dei comuni liguri sia fuori dal pericolo frane e dissesto, e facciamo in modo che questi 10 miliardi si diffondano totalmente sul nostro territorio. E per fare questo la soluzione l'ho detta prima, ci sono delle piccole e medie imprese agricole che stanno sparendo, quindi cerchiamo di investire su di loro innanzitutto, facciamo in modo che siano tutelate, che loro a loro volta tutelino il nostro territorio, è un circolo virtuoso che porta anche turismo perché abbiamo dei prodotti agricoli tipici locali che lo segnalo qui, ma credo sia condiviso da tutto il Consiglio, che sono invidiati in tutto il mondo. Sempre sui trasporti, su ferro invece c'è un rinnovo parco mezzi molto basso, siamo sotto l'1% se facciamo la media totale di quello che è previsto. Ora aspettiamo magari una controreplica, speriamo di poter vedere anche su ferro un rinnovo concordato ovviamente su un contratto di servizio eventualmente a favore servizio verso la cittadinanza e non verso Ferrovie dello Stato, che possa in qualche modo garantire anche a tutti i pendolari, lavoratori, studenti e turisti
un viaggio purtroppo obbligato per i pendolari, degno di questo nome, quotidiano oltretutto, perché sono ore che passano sui treni queste persone ed è giusto garantire a loro il massimo comfort e sicurezza. C'è da dire che adesso nella linea, nel raddoppio ferroviario, che non si sa bene perché sia stato optato verso monte ma, e non verso mare, perché crea un ulteriore problema di cantieristica, sul raddoppio ferroviario del Ponente c'è una serie di bus sostitutivi, si parla di 150, che però probabilmente non si riescono a raggiungere, e quindi nel mese di novembre e dicembre cerchiamo anche lì di garantire, nonostante questo cantiere a monte, di garantire a studenti, lavoratori, turisti o cittadini che vogliono prendere il treno in quell'area un servizio dignitoso di sostituzione al ferro. Per quanto riguarda il turismo, si sente parlare molto spesso alla Giunta Totti di turismo, siamo contenti, ma il problema è che a parole si vuole investire, a fatti si è visto poco o nulla. Ricordiamo una cifra che è importante, sul turismo ci sono, ogni euro investito ne porta indietro 6, quindi ed è il fattore moltiplicativo più alto che abbiamo dal punto di vista degli investimenti. Quindi investire su un turismo degno di questo nome porta introiti che poi possono essere reinvestiti nella nostra regione e nel nostro territorio. Direi che al momento credo di aver detto tutto, mi rimando poi a un successivo intervento in sede di dichiarazioni di voto, eventuali ulteriori approfondimenti. Grazie.